a un'altra entusiasmante puntata di Sfida Vincente Dailies. Questa sera abbiamo con noi un imprenditore, lui si chiama Michel Gertù, della vetreria Gertù. Ben arrivato Michel. Grazie. Ci racconti un po' come e quando siete nati? La Gertù nasce dalla scissione dell'azienda di famiglia avvenuta nell'aprile 2016, ma abbiamo origini ben più lontane quando mio nonno decise di intraprendere questa professione negli anni 50, andata avanti con costante crescita fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Ecco. Chi sono i vostri principali clienti? Noi saremo principalmente produttori di serramento in legno, alluminio, PVC, mobilieri, lavoriamo anche per studi di architettura, geometri, senza trascurare il privato. Certo, voi dite, cioè questo è quello che si legge sul vostro sito, trovare soluzioni tecniche sulle strutture in vetro e proporre soluzioni innovative. Che cosa significa? Vuol dire trovare per i nostri clienti delle soluzioni personalizzate, specifiche alle proprie esigenze, e grazie alla nostra esperienza sul campo e avvalendoci di un team di professionisti riusciamo a dare delle soluzioni innovative. Per questo il nostro ufficio progettazione tecnico è in continua evoluzione e sviluppo per assecondare le richieste che ci vengono proposte. Certo, in quanti siete più o meno? Noi siamo in 7 persone. E vi siete suddivisi un po' i compiti, immagino? Sì, certo. No? Qual è la parte che segui tu, per esempio? Io mi occupo del coordinamento dell'attività produttiva, mi interfaccio con i clienti, con le loro esigenze, ho rapporti con i fornitori e sono alla costante ricerca di prodotti innovativi. E le altre persone del team quali parti seguono principalmente? Ci abbiamo delle persone in ufficio che seguono quindi anche i clienti e organizzano le consegne, prendono gli ordini. Abbiamo delle persone che seguono la zona della produzione, quindi si occupano della produzione e del controllo qualità. Come vedi la tua azienda fra 20 anni? Spero che esista ancora e spero che avremo fatto dei grandi passi avanti e spero che questa crisi nel settore dell'edilizia ci dia dei propri e veri risultati positivi. Ecco. Ce l'auguriamo tutti, però poi finirà, no? Speriamo. Ma sono 10 anni che c'è Speriamo. Questa crisi. Bene, ringraziamo molto Michel Gertù, imprenditore di Vetreria Gertù, per essere stato qui con noi. Anche lui lo vedremo giovedì, quindi mi raccomando, non perdetevi la puntata dedicata proprio alle arti e dei mestieri piemontesi. Saluto anche voi cari amici, ci vediamo domani con un altro Dailies. Ciao.